tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico maxi stola molto elegante che io ho deciso di chiamare talismano. Per poterla realizzare io ho utilizzato la fantastica cake della Stelly, quindi si chiama Candy, ed è per quello che si chiama Candy, e il colore che ho scelto io è il colore talismano, motivo per cui ho chiamato questa stola proprio talismano. Ed è bellissimo perché andiamo da questo colore panna a quest'altro colore che è quasi un marrone, più un cipolla molto scuro, molto particolare, il tutto reso molto elegante dal lamè dorato attorno a tutto il filato. Io la trovo fantastica, è veramente luminosissima ed è un colore perfetto per spezzare su vestiti neri, bronzo, dorati, anche su qualcosa di rosa o di fucsia, molto molto bella. Naturalmente oltre questa cake ce ne sono veramente tante altre delle candy, voglio farvi vedere anche altri colori disponibili, sono uno più bello dell'altro. Abbiamo questo che è color girasole, che ha il bianco e il giallo, oppure abbiamo questo che è colore marea, che come potete vedere ha queste sfumature del bianco e del azzurro, o abbiamo questa che io ho chiamato vulcano, anche questa è fantastica perché ha questo grigio con il rosa, con il bianco e attorno il lamè d'argento, un argento però nero molto molto bello. Ognuna di queste cake le trovate disponibile sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio i link in descrizione, e vi dico già che io ho utilizzato una sola cake. La stola mi è venuta larga 44 cm e lunga 250 cm. Questo ci permette di utilizzarla in diverse maniere, come la sto usando io in questa maniera molto chic che l'ho avvolta intorno alle braccia, oppure la possiamo lasciare libera e farcela avvolgere intorno alle spalle, ed è talmente lunga, talmente così avvolgente, che non abbiamo neanche bisogno di fermarla con una spilla, oppure potete appuntarla qui con una spilla per averla ferma. E naturalmente potete giocare con i colori, quindi davanti in questo momento io ho la parte più chiara, ma se ho un vestito chiaro magari posso avvolgerla da quest'altro lato in modo da avere la parte più scura appunto dove abbiamo il vestito, in modo da staccare maggiormente. Quindi diciamo che potete indossare questa stola come più vi piace, io come vi ho detto preferisco usarla in questa maniera che è molto chic. E come sempre il punto è semplicissimo perché è un giro che va sempre ripetuto, quindi veramente semplicissimo. Ho voluto dare spazio più che altro al colore del filato più che al punto, ma come potete vedere il punto mette bene in risalto appunto questo fantastico filato. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho o maxi stola io ho deciso di utilizzare la Candy Star Drops della Stelly. Il colore che ho scelto io è il talismano, che ha questi fantastici colori che vanno dal bianco, beige, e abbiamo questo che è un marrone ma ricorda pure un color cipolla scuro. Però come potete vedere qui abbiamo anche gli altri colori, questo si chiama talismano, abbiamo il colore vulcano, abbiamo questo splendido colore estivo con il blu e il bianco, oppure abbiamo anche questo che io ho chiamato girasole, che ha al suo interno il beige, il giallo e il bianco. Io vi farò vedere un piccolo campione, ma voglio farvi vedere nel frattempo come sta venendo la mia stola o poncho. Penso naturalmente, come vi ho detto, che sarà più una stola. Guardate qui che meraviglia, è fantastico questo punto. Io in questo momento sto lavorando alla parte beige, quindi sono a questo punto qui, diciamo, e vi posso garantire che si lavora benissimo e il lamè è stupendo. Detto ciò vi faccio vedere quindi come andare a lavorare con il nostro punto, che è un giro che va sempre ripetuto, con un piccolo campione. Io lavorerò con un uncinetto il numero 4. Ho montato un totale di 69 catenelle, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 3 catenelle, quindi 69 catenelle con l'uncinetto numero 4 a me danno 44 cm di larghezza. Se voi volete più larga andate a aumentare di un motivo o due motivi, l'importante è che vi ricordate multiplo di 6 a cui va aggiungere 3 catenelle. Io qui farò vedere un piccolo campione e vi faccio vedere subito come si va a realizzare.
fare. È semplicissimo perché si tratta di un giro che va sempre ripetuto, quindi veramente easy, e possiamo iniziare e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro di nuovo nella prima catenella e vado a fare un'altra maglia alta, la prima catenella di base. Salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. E devo fare questo quindi per tutto il giro. 4 catenelle, si saltano 3 catenelle di base, si entra nella quarta, 2 maglie alte, 1, 2. Si salta una catenella, una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e andiamo a chiudere il giro andando sempre a fare 4 saltando 3 maglie e 3 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2 e la maglia bassa nell'ultima catenella. In questa maniera. Abbiamo terminato così il primo giro, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, entriamo dentro la maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta. Andiamo, abbiamo l'ultima delle 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, una maglia bassa sopra l'ultima delle 2 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia. 2 maglie alte sopra la maglia bassa, una, 2, una maglia bassa sopra l'ultima delle nostre maglie alte. 4 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi come potete vedere è un giro veramente semplicissimo ed è il giro che va sempre ripetuto. Ricordatevi sempre 2 maglie alte sopra la maglia bassa, una maglia bassa sopra l'ultima maglia alta. 4 catenelle e andiamo a terminare il giro sempre 2 maglie alte, 1, 2 e maglia bassa sopra l'ultima maglia alta, quindi nella terza catenella. E poi si ricomincia, quindi si gira la lavorazione e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, cioè scusa, 3 catenelle, rientro maglia alta e andiamo a fare maglia bassa sopra l'ultima maglia alta. Quindi è veramente semplicissimo e come potete vedere la lavorazione viene in questa maniera. Ecco, ve lo faccio vedere così perché io la sto lavorando. Molto carino anche perché le catenelle sembrano che facciano questa forma, cioè vanno zig zag, vedete, in questa maniera. Quindi è molto carino questa cosa. Bene, io continuo a lavorare la mia stola o poncho, vi dirò alla fine, ma penso che sarà più una stola perché voglio poter utilizzare tutta la mia cake e vediamo poi quindi alla fine quanto mi verrà lunga. Vi ricordo che adesso è larga 44 centimetri. Allora,
Allora, io ho terminato la mia stola. Sì, alla fine ho deciso di farne una stola perché volevo utilizzare tutta la cake e quindi invece di fare un poncio, alla fine ho fatto una stola. Guardate qui che meraviglia il cambio colore di questa stola. Alla fine è larga 44 cm e lunga 250 cm, quindi è lunghissima, è perfetta per essere avvolta più volte durante attorno al corpo o attorno alle braccia. È bellissima e guardate com'è lucente. Ho ripetuto sempre il solito giro, quindi nulla di particolare. Io ho utilizzato tutta la cake e quindi anche questa creazione è terminata.